Eccoci qua, buongiorno, buongiorno. Oggi è mercoledì 20 maggio, ore 13:30. Buongiorno a tutti, come state? Come procede? Qui la foresta amazzonica della mia barba praticamente diventa sempre più folta, quindi come vedete la natura fa da sé, la natura indisturbata cresce, cresce, cresce. Allora, per tutti coloro che fossero interessati, la diretta, avendo il computer a disposizione in quanto la regia è al lavoro, la diretta è disponibile anche su YouTube. Quindi, se andate su YouTube, se chiunque volesse usufruirne, può trovare la diretta e ci vediamo anche più grandi direttamente da YouTube. Ok? Anzi, colgo l'occasione per far diventare lo schermo ancora più grande. Spettacolare. Allora, piano piano vedo che qualcuno con i tempi non riesce perché siamo sempre di meno. Va bene, non è problema. Benvenuti YouTube, qui sopra c'è Instagram e qui sotto c'è YouTube. Dunque, vi comunico innanzitutto, vabbè, come già sappiamo, già l'ho detto, le lezioni in palestra, le palestre riaprono il 25 maggio, lunedì 25 maggio, e a breve vi spiegherò anche com'è la modalità di ritorno in palestra. Ciononostante garantisco le lezioni in diretta Instagram e registrandole poi su YouTube. E quindi io ci sono. Questo progetto va avanti, Be Your Own Superhero, sia di Pilates sia Evolutionary Fit. Il nostro approccio all'attività fisica, alla vita, prosegue, ok? Quindi ci sono, anche lo stendere i panni fa parte del Be Your Own Superhero. Grazie a voi ragazzi, vi comunico che siamo quasi arrivati all'obiettivo 4.000 ore di visualizzazione pubbliche, mancano solo 370 ore, quindi grandi, bravi, un grande applauso a tutti quanti voi. Allora, vi comunico che per la settimana prossima gentilmente procuratevi, anche acquistandolo da Decathlon, un foam roller, ok? Che è il cilindro sul quale ci si sdraia o comunque si utilizza per fare altri esercizi. Dovrebbe essere lungo circa 90 centimetri, è quello blu o giallo, celeste, insomma. E poi il Pilates ring, ok? Così facciamo esercizi anche di diciamo con un pochino più di difficoltà, perché qualcuno me lo richiede, ma come mai? Allora, vi ricordo, il martedì e il giovedì sono esercizi di base, il lunedì, mercoledì e venerdì sono esercizi un pochino più di forza. Detto ciò, ciancia le bande o banda le ciance, come si usa a dire, e iniziamo la lezione. Va bene, ragazzi? Quindi io mi metto in piedi e cercherò di essere appiccicato alla parete perché il computer non riesce a prendermi figura intera, sono proprio al limite. Allora, invece che partire da sdraiati, partiamo da in piedi. Ok, ragazzi? Quindi gambe alla larghezza delle anche, ossia i nostri talloni devono essere allineati con gli ischi. Cominciamo a percepire il nostro corpo. Quindi, talloni in linea con gli ischi. Le gambe sono la larghezza delle nostre anche, quindi non larghe quanto il bacino, leggermente più strette. L'alluce, il mignolo e il tallone del piede destro e del piede sinistro premono bene sul pavimento come fossero tre ventose, tre a sinistra e tre a destra. E sbilanciamo leggermente di più il peso sulla parte anteriore dei nostri piedi, quindi il 60% del peso del nostro corpo deve essere spostato leggermente più sulla parte anteriore dei piedi. Benissimo. Ora, i glutei manteniamoli rilassati. Le ginocchia, ragazzi, non sono tese, ma sono leggermente più rilassate, tanto da mantenere la gamba distesa e non tesa. C'è differenza? Ora, le braccia le mettiamo lungo i fianchi e il dito medio, quello centrale, che normalmente utilizziamo per fare dei gestacci, ok? Lo so che voi non li fate, lo teniamo lungo il femore, così ci dà la direzione del femore. Ora facciamo scivolare le scapole lungo la schiena come se le volessimo infilare nelle tasche posteriori dei pantaloni. In questo modo le nostre spalle si allontanano dalle orecchie, quindi
diciamo spalle lontane dalle orecchie, dalla parte del petto, diciamo clavicole sorridenti, in modo tale da andare ad allontanare il più possibile le spalle tra loro, come se le volessimo sfilare le nostre clavicole lateralmente dalle spalle. Quindi immaginate la bocca dello smile, la faccina che sorride. Allontaniamo le orecchie dalle spalle, quindi il nostro collo diventa più lungo e la nuca, lontana dal coccige. Quindi andiamo ad allontanare la nuca dal coccige. In questo modo la nostra colonna sarà lunga, lunga, lunga. Dunque l'apice del capo spinge verso il soffitto, come se fosse attaccata a un filo, ok? E questo filo tira sul nostro capo e di conseguenza tutta quanta la colonna. Quindi, ricapitolando, con l'alluce minimo del tallone premo contro il pavimento e al centro delle piante dei piedi mantengo un piccolo spazio risucchiando appunto il centro della pianta del piede verso il soffitto. Glutei rilassati, le costole un pochino più vicine al bacino, dalla parte della pancia, quindi le coste chiuse. Scapole verso le tasche posteriori dei pantaloni, spalle lontane dalle orecchie, spalle lontane tra loro, orecchie lontane dalle spalle, nuca lontana dal coccige. Naso, mento, sterno, ombelico e pupe sulla stessa linea. Ora, inspiro, tenendo l'ombelico leggermente premuto verso la colonna, dalla pancia verso le scapole, sotto le ascelle, su fino in cima al capo. Espiro, rilasso la gola, rilasso il petto, lo sterno scivola verso il pupe, le costole verso il bacino, la pancia si scava, si svuota e risucchio l'ombelico verso la nuca come se volessimo allacciare la zip di un paio di pantaloni stretti in vita, ok? Attivando il pavimento pelvico, stringendo l'ano, quindi trattenendo la pipì. Di nuovo, inspiro dalla pancia verso le scapole, sotto le ascelle, su fino in cima al capo, sentite la colonna che si allunga, espiro, lo sterno scivola verso il pube, le costole verso il bacino, la pancia si scava, si svuota, risucchio l'ombelico verso la nuca, attivando il pavimento pelvico, quindi stringendo l'ano e trattenendo la pipì. Molto bene, da qua andiamo a fare archi delle braccia da in piedi, così intanto andiamo a sciogliere, a mobilizzare il nostro cingolo scapolo-omerale. Dunque, mantenendo le braccia a lungo i fianchi, ora inspirando, vado indietro con le braccia, quindi vado verso l'alto, facendo scivolare le scapole verso i glutei, verso le tasche posteriori dei pantaloni. E fuori l'aria, riporto le braccia lungo i fianchi, ok? Spingendo un pochino verso dietro. E su, prendo l'aria. Nel frattempo la colonna rimane lunga, lunga, lunga. E giù, fuori l'aria. E su, prendo. E giù, fuori. Quando spingo giù, spingo verso il pavimento e verso la parete dietro di noi, come se volessimo spingere due molle, appunto, contro la parete. E su, prendo. E giù, fuori. E su, prendo. E giù, fuori. Ora aumentiamo un pochino la difficoltà. E che cosa vado a fare? Vado a lavorare sul balance, sull'equilibrio. Quindi, se ve la sentite, seguite me. Andiamo, prendo l'aria. Espirando, vado a sollevare la gamba sinistra, flessa a 90 gradi sopra il bacino. La colonna è allineata, quindi rimane in neutro. E da qui, inspirando, vado su con le braccia. E giù, fuori l'aria. Su, prendo l'aria. E giù, fuori l'aria. Manteniamo la colonna ben allineata. E su, prendo. E giù, fuori. 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 Da qua, prendo l'aria. Espirando, appoggio il piede sinistro a terra. Ora, inspiro. Espirando, sollevo la gamba destra flessa a 90 gradi sopra il bacino. E andiamo a fare lo stesso identico esercizio. Quindi, su, prendo l'aria. E giù, fuori l'aria. Su, prendo l'aria. E giù, fuori l'aria. Su, prendo. E giù, fuori. Su, prendo. 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 Giù, fuori. Prendo l'aria, espirando, appoggio anche il piede destro. Molto bene. Ora,
Prendo l'aria, nuovamente espirando, fletto la gamba sinistra all'altezza del fianco, ok? Quindi ginocchio davanti all'anca, metto le mani sotto la coscia sinistra, spalle lontane dalle orecchie, nuca lontana dal coccige, l'alluce, il mignolo, il tallone del piede destro spingono contro il pavimento, da qua inspiro, espirando, vado a stendere la gamba sinistra verso avanti. Prendo l'aria, fletto, e fuori l'aria, stendo. Prendo l'aria, fletto, fuori l'aria, stendo. Prendo l'aria, fletto, e fuori l'aria, stendo. Prendo, e fuori. Prendo, teniamo il piede a punta, e fuori. Prendo, e fuori. Prendo, e fuori. Ancora due volte, prendo, e fuori. Prendo, e fuori. Prendo l'aria, espirando, giù la gamba sinistra. E ora, prendo l'aria, espirando, fletto la gamba destra a 90 gradi. Ginocchio davanti l'anca, ginocchio destro davanti l'anca destra. Spalle lontane dalle orecchie, scapole verso le tasche posteriori dei pantaloni, piede destro a punta, nuca lontana dal coccige, e da qui prendo l'aria, espirando, stendo la gamba destra. Prendo l'aria, fletto, e fuori l'aria, stendo. Prendo l'aria, fletto, fuori l'aria, stendo. Nuca lontana dal coccige, fuori l'aria, stendo. Prendo l'aria, fletto, fuori l'aria, stendo. Prendo, e fuori. 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 Prendo l'aria e giù fuori l'aria. Molto bene ragazzi, da qua andiamo a fare quest'altro esercizio, ok? Quindi andiamo ad ammorbidire, andiamo a mobilizzare un pochino la nostra colonna e prendo l'aria, espirando, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, sguardo verso l'ombelico, il peso è leggermente più spostato sulla parte anteriore dei piedi e scendo, 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 scendo. Mi fermo giù, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, ed espirando, coccige che scivola verso i talloni e risucchio l'ombelico verso la nuca e vado a srotolare lentamente una vertebra dopo l'altra, per ultimo il capo. Vado su, prendo l'aria, spingo sui metatarsi, quindi sollevo i talloni e giù fuori l'aria. Giù, 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 giù. Prendo l'aria e fuori l'aria srotolo. E su, prendo l'aria, spingo sui metatarsi, sguardo verso l'angoletto tra la parete e il soffitto, e giù fuori l'aria, giù, 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 prendo l'aria, e fuori l'aria srotolo, e ancora, su, prendo l'aria, e giù fuori l'aria, giù, 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 prendo l'aria, e fuori l'aria srotolo, su, prendo l'aria, e giù fuori l'aria, giù, giù, giù. Ok, da qua ragazzi, mi faccio un pochino più indietro così vediamo, proviamo a vedere tutto quanto l'esercizio. Allora, prendo l'aria, espirando, con le mani, cammino, 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 fino a raggiungere la posizione di plank, ok? Spalle lontane dalle orecchie, nuca lontana dal coccige, coccige leggermente verso i talloni, da qua prendo l'aria, espirando vado in una posizione a V rovesciata, spingo sul sederino, sguardo verso i nostri piedi, prendo l'aria, espirando senza dondolare col bacino, cammino indietro con le mani, riportandoli verso i piedi, prendo l'aria, espirando lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra, per ultimo il capo. E di nuovo, vado sui metatarsi, sulle teste metatarsali, prendo l'aria, e giù fuori l'aria, giù, 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 da qua, prendo l'aria, espirando, cammino, 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 con le mani, ok? Senza dondolare con il bacino, le mani sono esattamente sotto le spalle. Da qui, che cosa andiamo a fare? Pieghiamo il braccio destro, appoggiamo l'avambraccio destro, spingendo con l'avambraccio destro, pieghiamo il braccio sinistro, ok?
da qui prendo l'aria e espirando spingo con l'avambraccio destro e vado ad appoggiare la mano sinistra, spingo con la mano sinistra e vado ad appoggiare la mano destra, prendo l'aria e espirando posizione a V rovesciata, prendo l'aria e espirando cammino con le mani verso i piedi, prendo l'aria e fuori l'aria lentamente srotolo e ancora una volta vado su, inspiro e giù fuori l'aria, giù, da qua cammino, raggiungendo la posizione per fare i piegamenti, mi sistemo così mi vedete meglio, e da qui ragazzi andiamo a fare, se volete poggiate le ginocchia a terra in questo modo, sollevando i piedi, e andiamo a fare i piegamenti sulle braccia, ok? Quindi da qua inspirando piego le braccia e vado a sfiorare il pavimento col petto, espirando spingo sui polpastrelli, sul mignolo, sul pollice e vado a distendere le braccia, ok? Poi dovremmo mantenere i gomiti vicini al tronco e fuori l'aria stendo. Dovete farlo così se non avete forza a sufficienza per farlo col corpo proteso all'indietro, quindi giù prendo l'aria e su fuori l'aria. Se anche così vi risulta faticoso, spostate il peso un pochino più indietro, quindi il sedere va un pochino più verso i nostri talloni e andiamo a piegare in questo modo le braccia, così da spostare più peso sulla parte posteriore del corpo invece che sulla parte anteriore. Dai, ancora andiamo a fare 6 piegamenti sulle braccia, ok ragazzi? E ragazze ovviamente. Dunque, da qua, colonna allineata, nuca lontana dal coccige, spalle lontane dalle orecchie, spingo anche con le teste metatarsali contro il pavimento e da qui, giù, inspiro e su, fuori l'aria. Giù, prendo l'aria e fuori l'aria, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca. Giù, prendo e su, fuori. Ne mancano 3. Giù, prendo e su, fuori. Ancora 2. Giù, prendo e su, fuori. Manca l'ultimo. Giù, prendo e su, fuori. E giù. Andiamo nella posizione del fanciullo. Ah. Benissimo. Ok ragazzi. Bene. Allora, adesso direi che andiamo a fare questo esercizio. Quindi partiamo subito con rollover. Scusate, i capelli vanno un po' dove vogliono. Partiamo subito con rollover, ok? Quindi schiena a terra. Attenzione chi ha difficoltà con la zona lombare, soprattutto chi ha ernia lombare. Mi raccomando, molta attenzione. Sarebbe sconsigliato a vostro, come posso dire, sotto la vostra responsabilità. Quindi, da qua, braccia lungo i fianchi, spalle lontane dalle orecchie, nuca lontana dal coccige. Ora, inspiro, espirando, fletto una gamba dopo l'altra, 90 gradi sopra il bacino, ok? Manteniamo lo spazietto sotto il tratto lombare molto, quasi inesistente. Ora, da qua, inspiro, stendo le gambe verso il soffitto, espirando, che cosa devo fare? Scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, attivo il pavimento pelvico stringendo l'ano e trattenendo la pipì, e vado su, in appoggio tra le scapole, sto spingendo anche con le braccia contro il pavimento, la nuca e il collo sono rilassati. Da qua prendo l'aria facendo una V con le gambe, espirando lentamente mantenendo le spalle dalle orecchie, srotolo la colonna, come appoggio l'osso sacro, faccio un cerchio con le gambe e su fuori l'aria, e faccio una V prendendo l'aria e fuori l'aria srotolo, faccio un cerchio prendendo l'aria e su fuori l'aria, faccio una V prendo l'aria e giù fuori, cerchio prendo e su fuori, faccio una V prendo l'aria e giù fuori l'aria, cerchio prendo l'aria e su fuori, V prendo l'aria
e giù fuori, piano 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 ragazzi, più lo fate lentamente, maggiore controllo, maggiore intensità dell'esercizio, più lo fate velocemente e più pezzi vi perdete per strada, ok? Per sbrigarvi, perché? Perché sopportare, tollerare lo sforzo è faticoso. E su, prendo, e giù, e prendo, e su, ci fermiamo su, mettiamo le mani dietro il bacino, ok? E da qua andiamo a sforbiciare. Uno, prendo l'aria, fuori, prendo quando le gambe stanno su, fuori, prendo, fuori. Io non sono appoggiato sul collo, ragazzi, sono appoggiato sulla zona tra le scapole. Vedete che riesco a girare il capo? Quindi, appoggiati sulla zona tra le scapole. E fuori, 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 fuori. E ancora 4, 3, 2, 1. Mi fermo, prendo l'aria, porto le braccia lungo i fianchi, fuori l'aria srotolo lentamente una vertebra dopo l'altra. Piego le gambe, prendo l'aria, espirando giù la gamba destra e giù la gamba sinistra. Molto bene. Ora, ci siamo? Nel frattempo, massaggiamo un pochino, scusate, mi sistemo, c'era troppo poco spazio. Massaggiamo un pochino la nostra zona lombare, facendo sempre un esercizio impegnativo per quanto riguarda il nostro core. Quindi, controllate che dietro di voi il tappetino sia sgombro, ok? O forse tonno. Ah, la battuta, scusate. Sarà la fame a quest'ora. Mettiamo le mani sulle tibie, seduti sopra gli ischi. Da qui prendo l'aria, espirando stendo la gamba destra. Inspirando scendo e poggio solo la punta del piede destro sul pavimento. Espirando stendo la gamba sinistra, riscendendo poggio solo la punta del piede sinistro sul pavimento. Da qua prendo l'aria, espirando stendo tutte e due le gambe, mantengo la posizione, ok? Afferro da dietro le gambe che sono leggermente divaricate e da qua vado dietro inspirando e avanti e fuori l'aria. Ragazzi, controllo. Dietro prendo, avanti fuori. Dietro prendo, avanti fuori. Dietro prendo, avanti fuori. Dietro prendo, avanti fuori. E ancora, prendo, fuori, controllo, prendo e fuori. E prendo, nuca lontana dal coccige, fuori. E prendo e fuori. Mi fermo, braccia parallele alle gambe, prendo l'aria. Espirando, giù, 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 giù. Ok, molto bene. Scusate, non c'è, sono troppo lungo, sapete, 1,74 m di altezza, tanti, lunghissimo proprio. Da qua. Allora, andiamo a fare questo esercizio. Dunque, braccia lungo i fianchi, il corpo ben appoggiato a terra. Ora, inspiro, espirando, sollevo la nuca e le spalle, le mani vanno verso i talloni, al tempo stesso vado a sollevare le gambe da terra, ok? Questo è, vedete, gambe, braccia parallele da loro. Da qui prendo l'aria, mantenendo la colonna allineata e fuori l'aria, piano piano, piano piano, piano piano, le gambe scendono, nel frattempo la colonna si srotola, le mani stanno sempre spingendo verso i piedi e giù. E ancora, prendo l'aria, tra le scapole sotto le ascelle e fuori l'aria, sollevo la nuca e le spalle, su, 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 prendo l'aria e giù, fuori l'aria, risucchio l'ombelico verso la nuca, nuca lontana dal coccige, scendo, 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 prendo l'aria e su, fuori l'aria, su, 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 prendo l'aria e giù fuori l'aria, prendo l'aria e su fuori l'aria, sollevo la nuca e le spalle, risucchio l'ombelico verso la nuca, attivo il pavimento pelvico, su 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 su, prendo l'aria e giù fuori l'aria,
ancora due volte, prendo l'aria e su, fuori l'aria, prendo l'aria e giù, fuori l'aria. Ultima volta, ragazzi, prendo l'aria e su, fuori l'aria, prendo l'aria e giù, fuori l'aria. Molto bene. Ci siamo? Ora, dunque, sto pensando di andiamo a fare il teggi cristalli, side to side. Proviamo un attimino in questo modo. Vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Allora, forse così viene. Vediamo un po'. Perfetto. Ci provo, ragazzi. Da qua. Braccia a croce. Il corpo ben poggiato a terra, spalle lontane dalle orecchie, nuca lontana dal coccige. Manteniamo quel piccolo spazietto sotto il tratto lombare, le gambe sono piegate. Da qua prendo l'aria, espirando, fletto una gamba dopo l'altra a 90 gradi sopra il bacino, ok? Ora, inspirando, ruoto verso destra e il fianco sinistro deve andare più avanti del fianco destro, mantenendo le spalle ben poggiate a terra. Espirando, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, stringo l'ano, trattengo la pipì, appoggio prima le costole di destra, poi la colonna e per ultimo le costole di sinistra. Ora, inspirando, ruoto verso sinistra e l'anca destra deve andare più avanti dell'anca sinistra, mantengo la scapola destra appoggiata bene a terra, espirando, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, attivo il pavimento pelvico stringendo l'ano trattenendo la pipì, appoggerò prima le costole di sinistra, poi la colonna, per ultimo le costole di destra. Ok? E ora, di nuovo, inspiro ruotando verso sinistra, verso destra, ora espirando vado a stendere le gambe verso destra, senza crollare a terra, inspiro, piego e fuori l'aria torno, e ruoto verso sinistra, inspirando, fuori l'aria, stendo le gambe verso sinistra senza crollare a terra, inspiro, piego e fuori l'aria torno, ok? E ancora, inspiro a destra, fuori l'aria stendo, prendo l'aria fletto, fuori l'aria torno, inspiro a sinistra, fuori l'aria stendo, prendo l'aria fletto, fuori l'aria torno. Ora proviamo con le gambe completamente distese, diventa ancora più difficile, ok? E da qua, inspirando, ruoto verso destra e il piede sinistro cerca di andare più avanti del destro, espirando, svuoto la pancia, risucchio l'ombelico verso la nuca, ok? Ritorno al centro e ruoto verso sinistra, inspirando e fuori l'aria, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca e ritorno al centro e ancora, ruoto a destra, inspiro e fuori l'aria al centro e ruoto verso sinistra, prendo l'aria e fuori l'aria al centro e ancora 4 e fuori e 3 e fuori e 2 e fuori e 1 fuori, prendo l'aria e espirando giù la gamba destra e giù la gamba sinistra. Ok, scusate la proiezione un po' strana, ma era un modo per farvi capire bene l'esercizio, ok? Ora andiamo a lavorare in questo modo. Ci mettiamo in quadrupedia. Bene, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, ok? La parte della mano che spinge di più contro il pavimento è la parte esterna, cioè dovete proprio spingere. Se io spingo contro il pavimento con la parte esterna della mano, attivo tutta questa parte, ok? Tutti questi muscoli e dobbiamo sentire questo. Non ho capito, mi dispiace. Scusate, ma c'è il signor Google che si intromette sempre. Questo muscolo qua, quando spingete, che si attiva, lo potete toccare con le mani qui sotto l'ascella, qui. Questo, spingo e si attiva.
Sentite come un ventaglio che entra in funzione. Mi raccomando, è fondamentale. Quindi, da qua. Allora, ginocchia sotto le anche, mani sotto le spalle, sguardo dalle mani all'altezza delle nostre unghie, ok? Coccige leggermente da lato verso i talloni, la zona tra le scapole leggermente sollevata tanto da arrotondarla, nuca all'altezza del coccige e lontano dal coccige. Da qua prendo l'aria, espirando, stendo la gamba destra, stendo la gamba sinistra. Ci sbilanciamo leggermente più avanti, come se volessimo incornare la parete avanti a noi, e da qua inspiro, espirando, spingo di più sul piede sinistro contro il pavimento e vado a sollevare la gamba destra, scavando l'addome e risucchiando l'ombelico verso la nuca. Giù prendo l'aria e cambio fuori l'aria. Giù prendo e su fuori. Giù prendo, le gambe sono parallele, magari lo schermo dà una proiezione differente, ma le gambe sono parallele tra loro alla larghezza delle anche. E su fuori. Giù prendo, su fuori, 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 prendo e fuori, prendo, fuori. Prendo, allungo e sollevo, mi raccomando, fuori, prendo e fuori. Mi fermo, prendo l'aria e giù fuori l'aria. Posizione del fanciullo. Ah. Ci giriamo e andiamo a fare leg pull front. Allora, mettiamo le mani dietro le nostre spalle, ok? La colonna è leggermente inclinata indietro, gambe parallele tra loro alla larghezza delle anche, spalle comunque lontane dalle orecchie, nuca lontana dal coccige. Da qua, ragazzi. Allora, mi raccomando, la spinta dei piedi è fondamentale, quindi spingo l'alluce e il mignolo contro il pavimento, sia del piede destro che del piede sinistro, attivate bene i muscoli delle cosce, spingiamo bene, soprattutto sulla parte esterna della mano, ok, lato mignolo, le dita delle mani o così, ma non indietro, ci siamo? E da qua, inspiro, espirando, spingo sulle mani, spingo sui piedi e vado a creare una linea diagonale, sguardo verso l'ombelico, da qua, inspiro e inspirando che faccio? Spingo di più sul piede sinistro contro il pavimento per sollevare la gamba destra. Ok? Quindi quando scendo espiro, quindi su prendo l'aria e giù fuori l'aria, su prendo, giù fuori, su prendo, giù fuori, prendo, 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 fuori, mi fermo, prendo l'aria e giù fuori l'aria. Oh. Sentite i tricipiti quanto lavorano, nonché gli addominali, perché guardate, se mantenete il sedere così è facile, dovete stare tesi, ok? Non approssimativi. Il metodo Pilates richiede precisione, è fondamentale. Quindi sfido chiunque a dire che anche un semplice esercizio possa essere troppo semplice, perché se ci metto impegno vedete che anche un singolo centimetro, un singolo millimetro fa la differenza. Ora pancia sotto e andiamo a fare swan dive, ok? Quindi forse disattivo i commenti per Instagram così si vede meglio. Eccoci qua. Allora, pancia sotto, andiamo a lavorare in estensione con la colonna, mani ai lati del petto, pube a terra, coccige verso i talloni, mi raccomando, glutei rilassati, il tratto lombare lo dovete percepire un pochino più piatto,
nuca allontana dal coccige e all'altezza del coccige. Da qui, mani ai lati del petto, abbiamo detto. I gomiti dritti verso il soffitto, dobbiamo percepire. Ora, inspiro tra le scapole e sotto le ascelle. Espirando, scapola addome risucchiando l'ombelico verso la nuca. Nel frattempo, le scapole scivolano verso i glutei come se volessero scavare sotto le costole. Guardate questo movimento, ok? Questo movimento già automaticamente solleva lo sterno. Quindi, scapole che scivolano verso i glutei, gomiti verso i talloni, spingo sulla parte esterna delle mani contro il pavimento e vado a sollevarmi fino a mantenere l'appoggio delle ultime costole a terra, ok? Lo sguardo è un pochino più avanti della fine del nostro tappetino. Quindi, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, tenendo l'ombelico risucchiato verso la nuca, verso il soffitto, e ritorno giù. E i gomiti ritornano dritti verso il soffitto. E nuovamente, inspiro tra le scapole e sotto le ascelle, espirando, scivolano le scapole verso il glute, i gomiti verso i talloni, spingo sulla parte esterna delle mani e vado a sollevarmi fino a mantenere l'appoggio delle anche a terra, ok? Nuca lontana dal coccige, lo sguardo stavolta è verso la parete davanti a noi, le spalle lontane dalle orecchie, questo vuol dire che sto spingendo costantemente con le mani contro il pavimento. Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle e lentamente giù fuori l'aria. E ancora, prendo l'aria, stavolta arriviamo su completamente, quindi rimaniamo in appoggio con la parte di gamba, di coscia, poco prima del ginocchio, un centimetro prima del ginocchio. Quindi prendo l'aria, tra le scapole e sotto le ascelle, espirando, scapole verso i glutei, gomiti verso i talloni, spingo sulla parte esterna delle mani e vado su, 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 lo sguardo verso l'angoletto della parete del soffitto, ok? Lo sterno spinge fuori, da qua prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle e lentamente piego le braccia, le spalle sempre lontane dalle orecchie, appoggio le cosce, appoggio le anche, l'ombelico no perché è risucchiato verso la nuca, appoggio le costole, appoggio lo sterno, appoggio il petto, ritorno qui come diverso il soffitto, prendo l'aria, e fuori l'aria, scapole verso i glutei, gomiti verso i talloni, e su, prendo l'aria, e giù fuori l'aria, sguardo sempre verso l'angoletto della parete del soffitto, rallento la discesa, prendo l'aria, e su, fuori l'aria, prendo l'aria, e giù fuori l'aria, prendo, e fuori, su, 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 prendo, e fuori, e prendo l'aria, e su, fuori l'aria. Adesso io vado a fare swan dive 2, ragazzi, quindi irrigidisco tutto quanto ulteriormente dai piedi verso il mio petto, nonché tutti i muscoli dietro la colonna, tutti attivi, e da qui, inspiro, espirando, mi lascio cadere in avanti, prendo, fuori, prendo, fuori, prendo, fuori. Ancora. E mi fermo e posizione del fanciullo. Ah. Benissimo. Ah. Ok, ci siamo? Bene, bene. Da qua, ragazzi, mi siedo e vado a fare the saw. Quindi, seduti, gambe un pochino più larghe delle spalle, braccia lungo i fianchi, seduti sopra gli ischi. Con le mani spostiamo un pochino indietro gli ischi, mano sinistra tira indietro l'ischio di sinistra, mano destra tira indietro l'ischio di destra. Ok? L'apice del capo verso il soffitto, spalle lontane dalle orecchie, nuca lontana dal coccige, colonna in neutro. Da qua, inspiro, espirando, scavo con le mani sotto la sabbia come se le volessimo, scusate, scavo con le mani sotto la sabbia e porto le mani all'altezza delle spalle. Le mani leggermente più avanti rispetto alle nostre spalle. Da qua, inspiro, tra le scapole e sotto le ascelle, espirando, ruoto dal basso verso l'alto della colonna verso sinistra. Le braccia si muovono come l'ago di una bussola, il naso, il mento, lo sterno e l'ombelico si muovono solidali, quindi insieme. Di conseguenza, inspiro, espirando, ruoto dal basso verso l'alto della colonna verso sinistra e nel frattempo l'anca sinistra spinge avanti.
torno al centro, prendo l'aria e il capo cresce verso il soffitto come un palloncino che vola e cambio fuori l'aria. Ruoto verso destra spingendo l'anca destra avanti, sentite la scapola destra come scivola verso la scapola sinistra. Torno al centro, prendo l'aria e cambio fuori l'aria. Ruoto verso sinistra. Torno al centro, prendo l'aria e fuori l'aria, ruoto verso destra. Ora andiamo a fare peso. Questo è spine twist. Quindi il movimento base è questo. Dopodiché alla rotazione, quindi alla torsione, aggiungiamo una flessione. Quindi inspiro, espirando, ruoto verso sinistra, spingo il fianco sinistro verso avanti, la mano destra con il mignolo va a segare la caviglia sinistra, guardo verso la mano sinistra, torno, prendo aria e cambio fuori l'aria, ruoto verso destra, col mignolo sinistro vado a segare la caviglia destra, torno, prendo l'aria e cambio fuori l'aria, prendo l'aria e cambio fuori l'aria, prendo e fuori, 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 prendo e fuori. Torno al centro, prendo l'aria, giù il braccio destro e giù il braccio sinistro. Capelli selvaggi proprio. Ok, è inutile tenere staggeggio. Allora, adesso andiamo sul fianco, ok? E ci mettiamo sul fianco destro. Dunque, sappiate che tutti gli esercizi fatti sul fianco, se andiamo a piegare, quindi ad accorciare la leva, se pieghiamo la gamba, diventano tutti più semplici, ok? Ora, io lo faccio con le gambe distese, chi vuole lo faccia con la gamba piegata a 90 gradi, ma il concetto è lo stesso. Allora, andiamo prima a fare side bend. Dunque, mano sinistra, mano destra, in prossimità della spalla destra, leggermente più all'esterno. Le gambe sono quasi del tutto distese, piede destro dietro, piede sinistro avanti, sono incastrati, tallone sinistro sul collo del piede destro, ok? Le anche, l'anca sinistra la spingiamo verso avanti, le spalle allineate, le costole di destra verso sinistra e da qua, braccio destro lungo il fianco, prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, espirando le costole vanno verso il bacino, spingo sui piedi, spingo sulla mano destra contro il pavimento, e vado su, ok? Da qua, inspiro, sguardo verso la mano destra e il bacino spinge un pochino più verso l'alto e fuori l'aria, piano piano scendo, ok? Dalla caviglia destra verso l'anca destra, indico con la mano sinistra i piedi, ok? E su prendo l'aria e fuori l'aria, su prendo e giù fuori, su prendo e giù fuori, su prendo giù fuori, su prendo giù fuori, su prendo giù fuori, su prendo e giù fuori. Molto bene. Ora cambiamo fianco. E poi ritorniamo sul fianco destro. Oh, che fatica! Dunque, abbiamo detto piede sinistro dietro, piede destro avanti, sono incastrati tra loro, mano sinistra in prossimità della spalla, braccio destro lungo il fianco, le gambe sono quasi completamente distese, spingiamo l'anca destra verso avanti, da qui. Mi raccomando, la mano sinistra polpastrelli e pollice e mignolo spingono contro il pavimento. Costole di sinistra spostate verso destra, prendo l'aria e fuori l'aria, spingo e vengo su, ok? Da qua, prendo l'aria, guardo la mano sinistra, il bacino va un pochino più su, braccio destro che si allunga e giù fuori l'aria. Vado ad appoggiare dalla caviglia sinistra verso l'anca destra, vado a sfiorare il pavimento. E su prendo l'aria
e giù fuori l'aria. Su, prendo e giù fuori. 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 Molto bene. Ora ritorniamo sul fianco destro e andiamo a fare il side twist. Dunque, rimettiamo i piedi incastrati, ok? Quindi piede destro dietro, piede sinistro avanti. Il concetto è lo stesso di prima, quindi il punto di partenza è come prima. Da qua prendo l'aria, espirando, spingo con le mani contro, con la mano destra e con i piedi contro il palco. Su, prendo l'aria, e giù, fuori. Su, prendo, 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 e giù, fuori. Torno su, prendo l'aria, e giù. Ah, sentite quanto la spalla lavora? È bella impegnativa. Cambio. Dunque, da qua andiamo a fare lo stesso esercizio sul fianco sinistro, quindi incastriamo i piedi, piede sinistro dietro, piede destro avanti, mano sinistra a terra, braccio destro lungo il fianco e da qua prendo l'aria e su fuori l'aria. Prendo l'aria, porto il braccio destro verso il soffitto, espirando, abbraccio, porto, prendo la botte, ok, con il mio braccio destro la porto dietro il tronco e su prendo l'aria, sguardo verso la mano destra e giù fuori l'aria. Su prendo l'aria e giù fuori l'aria. Su prendo e giù fuori. Su prendo e giù fuori. Su prendo e giù fuori. Su prendo, giù fuori. Torno su, prendo l'aria e giù fuori l'aria. E andiamo ad allungare, ok? Quindi partiamo dal lato destro, gamba destra avanti, gamba sinistra di lato. Appoggiamo la mano sinistra a terra e andiamo a portare il braccio destro verso sinistra, sguardo verso la mano sinistra. Spingiamo il gluteo destro contro il pavimento. Ritorno e cambio. Gamba sinistra davanti, gamba destra di lato e da qui mano destra a terra, inspiro sotto l'ascella sinistra e fuori l'aria vado a flettere il tronco, la colonna verso destra, spingiamo il gluteo sinistro contro il pavimento. Ok, e adesso arriva il bello, dulcis in fundo. Dunque, ci mettiamo in questa posizione e andiamo a fare roll up, ok? Quindi gambe parallele tra loro e spingiamo il corpo bene contro il pavimento. Da qua vado indietro con le braccia inspirando e tengo le costole già ben attaccate a terra, espirando porto le braccia avanti e con le mani come se volessimo prendere due molle contro la parete davanti a noi. Scavo l'addome, spingo le gambe contro il pavimento, comprese le piante dei piedi, lo sterno spinge indietro come se volesse uscire dietro la nostra schiena
e vado avanti, 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 con le mani cerco di andare oltre le punte dei piedi. Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle, e espirando srotolo lentamente una vertebra dopo l'altra. Per ultimo il capo, prendo l'aria e lentamente giù, le gambe le schiaccio a terra, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca e vado a sdoppiare lentamente una vertebra dopo l'altra. E ancora, prendo l'aria e fuori l'aria, su, 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 grande arco, grande arco, grande arco. Lo so che magari su Instagram non si vedono le mani che vanno verso i piedi, ma le mani vanno oltre le punte dei piedi, ok? Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle e espirando srotolo la colonna, prendo l'aria e lentamente giù, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, attivo i muscoli sotto le ascelle, giù, 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 e ancora prendo l'aria e fuori l'aria, su, 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 grande arco, prendo l'aria e fuori l'aria, srotolo, prendo l'aria e giù, fuori l'aria. Ragazzi, vado a fare il neck pull, quindi aumento la difficoltà dell'esercizio, chi vuole mi segua. Da qua, gomiti leggermente sollevati, tanto da osservarli con la coda dell'occhio, prendo l'aria dalle scapole e sotto le ascelle, espirando, sollevo la nuca e le spalle, grande arco, grande, grande, grande arco. Ora, da qui, inspiro, estendo la colonna, e espirando mi sbilancio indietro fino a che riesco a mantenere la colonna ben allineata, prendo l'aria, e giù lentamente fuori l'aria, e prendo l'aria, e fuori l'aria, sollevo la nuca e le spalle, grande arco, scavo l'addome, risucchio l'ombelico verso la nuca, grande, grande arco. Ok, da qua, inspiro, estendo la colonna, nuca lontana dal coccige, spingo lo sterno in fuori, il sederino in fuori, espirando mi sbilancio indietro fino a mantenere l'allineamento della colonna, prendo l'aria e giù lentamente fuori l'aria, e prendo l'aria e su fuori l'aria, grande arco, grande, grande, grande. Prendo l'aria, estendo la colonna, espirando mi sbilancio indietro, prendo l'aria e giù fuori l'aria, ultima volta, prendo e su fuori, grande arco, grande, 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 prendo l'aria, estendo la colonna, fuori l'aria mi sbilancio indietro, prendo l'aria e giù fuori l'aria. Ok, molto bene. Ora direi di andare a fare il nostro bel Undred, ok? E vi ricordo che nell'Undred 5 spinte con le braccia verso l'alto, belle rigorose, inspirando, 5 spinte delle braccia verso il basso, espirando. Sono 100 colpi in totale. Dunque, se abbiamo problemi di ernia cervicale lo facciamo con il capo a terra. Da qua, inspiro, espirando, vado a sollevare una gamba dopo l'altra, 90 gradi sopra il bacino. Ok? Le mani, inspiro, espirando le mani scivolano verso la fine del tappetino, le spalle si sollevano da terra, sguardo verso l'ombelico, il tratto lombare è ben appoggiato a terra. Ora, inspiro, stendo le gambe verso il soffitto, espirando vado a cercare il punto di sfida, cioè il punto in cui riesco ancora a mantenere il tratto lombare attaccato a terra, e da qui vado, 5 spinte verso l'alto, inspiro, 1, 2, 3, 4, 5, giù fuori l'aria, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, su, 2, 3, 4, 5, giù, 2, 3, 4, 5, mi fermo, prendo l'aria, piego le gambe, fuori l'aria sdoppio la colonna, prendo l'aria, giù la gamba destra e giù la gamba sinistra. Ok ragazzi, ora direi di andare a fare un bel criss-cross, tanto per gradire. Quindi, mani intrecciate dietro la nuca, gomiti leggermente sollevati tanto da osservarli con la coda dell'occhio. Chi ha problemi di ernia cervicale, parta da terra,
invece che partire già in sospensione con il capo. Quindi prendo l'aria, espirando sollevo una gamba dopo l'altra a 90 gradi sopra il bacino, manteniamo lo spazio sotto la zona lombare molto molto stretto, quindi quasi vicino al pavimento. Prendo l'aria, espirando sollevo la nuca e le spalle, sguardo verso l'ombelico nuca allontanato dal coccige, e da qui inspiro tra le scapole e sotto le ascelle, espirando porto la spalla destra verso il ginocchio sinistro, allungando il più possibile in avanti la gamba destra, allontanando la nuca dal coccige. Torno, prendo l'aria e cambio fuori l'aria. Torno, prendo l'aria, 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 cambio fuori l'aria. Prendo l'aria al centro e cambio fuori. Prendo l'aria al centro, 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 cambio fuori. Prendo l'aria, fuori l'aria srotolo. Prendo l'aria, giù la gamba destra e giù la gamba sinistra. Ok ragazzi, dunque siamo giunti praticamente al termine. Quindi, come abbiamo iniziato, andiamo a concludere. Ci mettiamo in quadrupedia, mani a terra. Da qui prendo l'aria e espirando spingo sulle mani, spingo sui piedi e vado a distendere la nostra colonna. Spingiamo i talloni verso il soffitto, spingiamo il sederino verso il soffitto. Benissimo. Da qua prendo l'aria e espirando senza dondolare con il bacino, porto le mani verso i piedi. Mi faccio un po' più avanti, se no Instagram non mi vede. Prendo l'aria. Sbilanciamo un po' il peso del nostro corpo sulla parte anteriore dei piedi. Prendo l'aria ed espirando lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra, dal basso verso l'alto della colonna, per ultimo il capo. Prendo l'aria e giù fuori l'aria, giù, 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 giù. Prendo l'aria e su fuori l'aria, srotolo, 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 su, prendo l'aria, uppla, e giù fuori l'aria, giù, 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 prendo l'aria e srotolo lentamente e fuori l'aria. Ok ragazzi, e come di consueto il countdown è arrivato. Allora, abilito un attimo i commenti, eccoli qua. Come va? Come procede? La lezione al contrario, come l'avete percepita? Più difficile? Meno difficile? Comunque, contentissimo della vostra partecipazione. Dai ragazzi, io cercherò in tutti i modi di garantire, vi ricordo, di garantire le lezioni come è stato fatto finora, nonostante la ripresa del lavoro in palestra. Vi saprò ridire qualcosa di più, in quanto cercherò di darvi proprio in tempo reale notizie di come si svolge il lavoro in palestra per la vostra sicurezza e la sicurezza delle persone a cui volete bene. Sì, oggi alle 5 farò un'altra lezione di Pilates su Evenfit Live, ok? Detto ciò, ragazzi, il coronavirus vi ricordo che non è scomparso, la mascherina usiamola, rispettiamo le distanze, non è finito niente, non è finito nulla. Anch'io sto notando molta più flessibilità sul mio corpo, grazie a voi ragazzi, grazie a voi che avete fatto riprendere il mio corpo a fare Pilates. Grazie per lo stimolo che mi date, veramente, siete preziosissimi. E nulla, io vado a farmi lo shake con la mia banana, le mie proteine e l'acqua, e ci metto anche del ghiaccio, così viene una cosa deliziosissima. Un abbraccio a tutti.